grandissimi. Mi sembri, mi sembri un pescivendolo ogni volta. Signora, i limoni, signora! Madre, quando si dice, ma questa è la pesciarola! Andremo a sbustare poi oggi. Non è che i pescivendoli sono tutti napoletani, eh. No, però non so perché si giuviscia iolo. Comunque, andremo a sbustare una cosa che ci ha mandato Fantasia Store. Molto, molto bella, molto, molto croccante e molto, molto sferica. Prendi le palle. No, le altre. Oggi andremo ad aprire queste qui, ma non due, non quattro, e nemmeno sei, e nemmeno otto, 11 palle addirittura. Un po' troppe. Un po' troppe palle. Però per sbustare, per fare delle sbustate belle ci vogliono le palle. Tu tieni palle? Tu tieni palle. Io tengo palle. E quindi queste qua ce le ha mandate Fantasia Store perché? Perché adesso, dentro... Adesso se sei un uomo fa giocoliere. No, se che rovina le carte dentro. Perché dentro ci sono non tanto i pacchetti di scarlatto e violetto, ma dentro si trovano anche quelli di lucentezza siderale. Ma facevi piccolo? Non si riesce a fare un video serio. Lucentezza siderale e astri lucenti. Tenete conto che questi pacchetti qua stanno salendo sempre di più. Al che? Astri lucenti mi sembra che si trovano anche a 8 euro già pacchetto. Un pacchetto. E anche lucentezza siderale intorno ai 6-7 euro. Guardate quante palle ci abbiamo. Cioè dentro. Tante guardate palle. Quante sfere abbiamo. Sfere, guardate quante sfere abbiamo. Non penso che dentro di questi qua ci sia un Evolving Skies, uno di quei pack che sta crescendo sempre di più. Il set l'abbiamo visto a 75 euro. Quindi io direi adesso di perdere un po' di tempo per aprire tutto. Cioè, scelgo aprire... te. Scusa, sul qui che c'è scritto? Non lanciare queste Pokéball. Dai, ma vero? Che figura di merda. Adesso che cosa faremo? Andremo a aprire... Ma sto a sbucciare però. Andremo ad aprire tutte le sfere perché sennò se tocca mettere aprire una per una... Cioè ci mettiamo là. Risparmiamo l'apertura di tutte le Pokéball e però passiamo direttamente dopo ai pacchetti. Quanti ce n'hai tu? Io ce n'ho 5. Ah, conta? 1, 2, 3, 4 e 5. Lì dentro qui che c'è? C'è uno da aprire. Ma questi sono gli ultimi tre pacchetti che apriamo. Perché? Perché si fa così. Si sbusta in ah, questa maniera. Ma non fa impicci, dai. Amore, erano 11 palle, quindi sono 5 tu e 6 io. Oh, non lo so, secondo me mi sta fregato come sempre qualcosa. Amore, scusa, Sono 11 palle. Non è divisibile per due. Se ne togli una e sono 5 e 5. Giusto, è corretto? Ok. Se in ogni bolle ce ne sono 3, dovrebbero essere 3 per 5. Ma io se sto giocando di più cazzo la matematica. Spacchettiamo. Partiamo con in scarlatto e violetta, sia mio Violetta. Che di Ninarella, anche che sono i più recenti. Infatti scarlatto e violetto è uscito nel 2023. Mazza. Via, vado io? Mm-hmm. Cioè il trick sarà sempre a uno. Levo, vado. Ma sono in italiano. Meglio, valgono di più. Sì. Italiano e inglese valgono di più. Perché? Perché è così. Alcune, in realtà. Poi se trovi la donnina mezza... Beh, quella vale pure in coreano. Che bello, Marmocchio. Guarda sto Bliss, è molto bello. Zim, Indeedee, Drowsy, Armourage. Mazza, leggermente decentrata sopra e sotto. Madonna. Due, che è, oh? Armourage è un disage. È un disastro. Bello sto Magikarp. Bello pure questo. Erano belli i disegni, eh. Acerba. Generatore di elettricità. Cloud. Capegino. E Scaldurge. Carcadè, che carino. Oddio, guarda quanto è realistico Starly. No, come fa a dire realistico? Mi ha fatto le pongo. No, rispetto, ma è rispetto al 2D è più diciamo realistico. Che è realistico lo sfondo, forse. Cioè, questo qua. Mesapoli. Riffblim. Pozione. Caramella rara. E... Rotom. Signori, qui si sta facendo la storia, Caramella rara. 11 Fiddle. Pokéball. Stone Journer. Penny. Medico. Carino. Siglizzar. Bello sto Growlit. E Meowscarada. Meowscarada. Allora, se fossi un intelligente, prenderei tutti i pacchetti di astri lucenti e lucentezza siderale, li metterei da parte e non li aprirei. Perché? Perché prenderanno valore. Da qui a breve prenderanno valore. Davvero? Tipo? Tipo che adesso magari per comprarne uno paghi 7-8 euro il pacchetto, tra un anno paghi 10 e poi è esponenziale. Noi dobbiamo fare il contenuto prima di tutto e poi c'è niente. Oh, ah, che bello! Questo mic è bellissimo. E poi io voglio sbustare. C'è poco da me, io non gliela faccio a tenerli chiusi. Guarda com'è vecchio sto torto. Voilà! Scheletri, un altro.
Vai con sti scaders. Alla molola. Oh, raga, ve lo dico, se non trovo niente con tutte queste pokeball, mi squalifico, Tra l'altro, mi raccomando, qua sotto in descrizione il primo link Fantasia Store. Dovrebbe essere rimasta anche qualche... Ma che bello sto Bombardier. Sotto che c'è niente? Un Toxicroak X, ok, va però... bene. Ma bello bello sto Bombardier. Guardiamolo più da vicino. Ah, vedi? Questo è un dettaglio che non avevo visto. Guarda che belli i fiori sotto, le nuvole. Molto bella. Anche abbastanza centrata, no? Sì. Stranamente sì. Stranamente sì. Comunque avremo una collezione di full art da fare invidia al mondo. Ce ne abbiamo tante, sì. Ce ne abbiamo tante. Peccato che alcune non valgono tantissimo. Una cosa non, no, in realtà non deve valere nel senso. Hai visto che sto prendendo tantissime. Sembra sta a fare la cacca sto sendaiolo, guarda. Purello. Hai visto che sto prendendo tantissime 10 PSA 10, semplicemente full art, ma perché mi piacciono tanto. Aceria. Però, Aceria però. Che ho già. Non dovrebbe valere tantissimo. Però. Però questa è quella che aveva. Buona. Questa è nel paese delle olive. Sì, è la prima capopalestra sarebbe. È l'olivaia. L'olivaia. La regina delle olive. Fittel. Poi Coco. Bravo. Vai amore. Nemi. Utilizza Rifling. Il potere del sedere ben tuo. Benz sfida. Tatsugiri. Tatsugiri. Censi. Censi. Greyward. Oddio, guarda che bello, c'è anche lui. Non mi ricordo come si chiama. C'è Gasly. No, lui. Chappet. Chappet. Guardate il dettaglio, fallo vedere più da vicino. Guardiamo, cerchiamo di vedere, perché a volte nelle full art, nell'olografia, si perdono determinati dettagli. Muovi un Gengar, guarda lui. Guarda anche questo Drifblim. Sono tutti a cuscino. Oddio, che carino. È bellissimo, vedi, è il cane domestico che ma però che in salsa bello. Un po' creepy. E quindi tutti i Pokémon. Qui c'è un Banette. Potrebbe, mi sembra la testa di Banette, sì. Ma in è questa bellissimo. Casa un po' spettrale. Bello. Bello, bello, bellino. Bello. Sì, e poi c'è un Coraidon, perché vai, non ne abbiamo abbastanza. Coraidon. E quindi... Coraidon bellino. Il mio ultimo scarlatto e violetto. Comunque sì, mi sto appassionando alle full art anch'io. Full art, alcune sono veramente splendide. Growlithe, bello sto Staravia che volleggia. Questa è carina. La scuola, questa è la scuola, ragazzi, la scuola. Indy, Wiglet e Skeledirge, così, perché ovviamente non so mai troppi Skeledirge. Vai con l'ultimo scarlatto e violetto. Omo. Rotom, Chansey, Corredress, Pizzozelmo, Mabo Stiff, cattivissimo, Cambio, Fido. E un Clarf. E un Clauf. Pokémon più inutile e brutto del poverino. Mondo. Olè, ora passiamo a Lucentezza Siderale. Vai, è la tua volta. Qua, che bella, per i pacchetti un po' più vecchiotti. Sì, perché non sai mai cosa ti capita. Guarda con... ma... col... ciao. Oddio, che bello, mamma mia! Un tuffo nel passato, che nostalgia. E parliamo di 2 anni fa, Che nostalgia. Madonna, comunque posso fare una cosa, posso... sono stampate con il culo. Sono stampate veramente male, sì, c'è poca attenzione. Cioè, guarda com'è decentrata questa. Sì, però non trova niente dentro quel pacco, se no me lo devo... Mantine, Spider, Basculin. Occhiali per... Wildeer di... Okay, non hai fatto il trick. No, devo capire da quant'è. È 1, 2, 3, 4. 4 davanti. Secondo me non... vabbè. Non è? Così? No. Petilil, Vigore di Gardenia, Breviary, Energia. No, allora no. Piccone Baldo, Dewotian Mega, Glameow. Che pacchetto del cacchio. Scusa, qual è la non rara? Non lo so, amo, nessuna. Ah, è questa. Ah, Vigore di Gardenia. Tipo, qual è la rara? Che è Olo. Allora, dovrebbe essere 1, 2, 3, 4. Ok? Petra, Irlia, Olè. Olè! Che bello! Un Greninja lucente, un Regidrago. Greninja lucente, guardate con questo effetto. Che qua. Bella l'olografia, oh! Mamma, che bella! Peculiarità dei Pokémon lucenti. Madonna, l'olografia è fighissima comunque. Molto bella. Questa è un po' più centrata, Energia. La pilla, Kirlia, colonia di allullamento. Combi. Un Psyduck confuso. Vai amore, sbustami. Un Drifloon. Un qualcosa che... un Sudowoodo. È un Bronzong. È un Bronzong. È un Regice. È un Regice. A me questo bronzo, sto stile qui di disegno... Non sono mai stato un grande amante, però lo sto cominciando ad apprezzare. Stai adesso. Stai invecchiando, è chiaro. Oppure sulle carte sono becchiate. Voilà. Uno via. 1, 2, 3, 4. Guarda Voltorb di Sui. De legno. Onida, Glimao. Typhlosion di Sui. Ha finito. E basta. Non è che... Quante ne vuoi? Energia. Carretto di scambio. Pokémon cavalletta. Tubo tattico. Magnemite, Ralts, Sneasel. Guarda che spavaldo questo Sneasel. E voi? Perché sto Misdreavus è bello. Regidrago e Basculegion di Isui. Eh sì. Ma non lo so, Rick. Non lo so.
Dai, su, dacci una gioia. Guarda che carino sto Boneyard. Sto facendo la spaccata. Spaccata. È di Ursa, Mantine. Eccolo qua, oh, un etranlucente che già ho. Già ho un etranlucente che già ho. E poi un Lilligant. Che carino. Che sta calciando. Che carino. Etranlucente, costicchia un po' di più. Ma niente di che. Vabbè. Elina, Azelf, Vigore di Gardenia, Bergmite, Rufflet, Ponyta, c'ha tutto, Bronzor, Basculin e Miltank che corre veloce come nulla. Il vento. Quindi l'ultimo pacchetto di lucentezza siderale. Non particolarmente fortunati questi pack, eh? Devo dire di no. Però è il pacco di mezzo, quindi ci sta. Combi, Rivlun, Psyduck, che si dà una testa. Quanto è bello Togepi. È proprio carino. Sindaguil, niente, Shaymin. Cappero basta. Secco. Un cappero secchetto. L'ultimo pack, lucentezza siderale. Tempio di Sinnoh, Tut, Apok, Aquas, Weasel, Misdreavus e allenatore Lino Capperino. E un Avalug. Ultimi pack, astri lucenti. Ripongo tutta la mia fiducia in questi pack. Quando sono questi pacchetti? Sì, sono 2022. Oddio. Si è flippata la carta. Sì, guarda che bello Strexegutor che si sta rinfrescando le wallare. Quanti da caccia. Oddio, che strana start di Bardash. Ma perché no? Guarda che bisogna apprezzare le art un po' più esose. Oh, che bella! Questo Grimer che tocca un po' di Venom. Però c'è una carta più grande delle altre. Clindang. È vero, non si vede però. No, non si vedrà mai. Però questa carta qui, la prima, al tatto proprio, si sente che è molto più grande rispetto alle altre. Ma anche l'ultima è più grande. Amore, questo pacchetto è rarissimo. Cartatto proprio, tocchi soltanto le prime e le ultime carte. Vabbè. Questo pacchetto è rarissimo. È solo tagliata male, penso, la... Vale tantissimo. No, non vale in cacchio. Ma come no, amore? Che cavolo. Però secondo me c'è della ciccia. Dici? Sì. Borgrem, Gabite. Un Brandifuoco. Infatti c'è Magmar. Bella sta Magmar. Riolu, Burmy, Staryu, Carrablast e... Gloria! Gloria! Dun, dun. Amore, puzzi, ma è di cartone! Dici, cioè, è proprio spessa questa carta. Poi c'è un Leopard. È spessa! Cioè, guarda come. Aspetta, guarda! Piano. Guarda come è spessa! Sembra fatta a cartoncino! Bella, sì, bella spessa! Però bella! Molto, molto bella! E questa, secondo me, se fosse. Ma non so il valore. Se fosse giapponese. Sono giapponese! Guardate questa com'è più spessa! Vabbè, forse sarà l'olografia. Vedremo poi dopo quanto vale Gloria. Se fosse stata giapponese, sì, probabilmente sì, valeva sì. Tanto. Col gonnellino un po' sbaraccino così. Sì. E comunque sì, vi faccio notare che le cose ciccione l'ha sempre sbustate. Guarda questa execute così tondeggiante. L'ha sempre sbustate, Giulia. Oh no, rarissima questa, al contrario. Ma al contrario. Ma come sono state imbustate queste carte? Vabbè. Facirisu, Ascolpol, Pizza, Grimer, Clefairy, Bidoof, Electrabuzz. Aulucia, Tornadus che mostra i muscoli. Avevo letto la storia su internet, si sono ispirati a Mac. Beccati sto trapezio. Ma entra. Non penso proprio. Sta di quello Tornadus, eh? Sigilyph, Denku. Olè. Se non fosse che ci sono già tre. Di Vaporeon? Sì. Ma dai. Molto bella quest'arte. È guarda l'acqua. Guarda l'acqua. Che bello. Rispetto a lui. Molto bella, però. Uxio, Elmopentola, Nosepass, Ditto femmina. Perché Ditto femmina? Ma sembra Ditto. Ma non è Ditto, è Milsery. Dedenne, Farfetch. Niente, qui hanno bevuto, hanno fatto una partita al di contrario. Carte. Al contrario. Pescata doppia, cast form. Versione normale. Basito. E qua ci sono delle carte più grandi. Vibrava, ora non vibra più. Nesol, Warfish, Magmar, messo Magmar è spettacolare. E niente, Motim. Cinturella, Staravia, Burmy, Cherubi, Cincino. Guarda com'è carino Cincino, tutto morbidello con le sue orecchie che lo avvolgono. E un Aggron-V. Bello Aggron-V, guarda sì. Che bello. Bello. Molto bello Aggron-V. Vai, dai, dai, sta a caricare. Eccolo, lo sento. Perfetto. Proprio una vernacchiona, anche se molto bello sto Lapras. Dai. No, amore, così mi toglie tutta l'energia. Dai. Tutta l'energia. Eh sì. Quanti da caccia? Spirit Bomb, Impidimp, Magmar, Riolu
e un puzzoso casa di legno. E un lucario e che un sta a fare una came camea. Nulla di fatto. Però c'è l'evento, c'è la Pokéball bonus. Mo come li apriamo i pacchetti? Dammi il violetto a me e l'altro due li aprite. La potenza sbustante, anche detta chiappa, di Ninnarella è sicuramente accio chiappa è sicuramente più elevata. Curry piccante alle spezie. Mi piace tantissimo. Electrode, vigore di gardenia. Un ponita che sia beverage. Che tu fai da Fetilil Tantler. E Quillfish di Shui. È un caldeo. È un caldeo mai visto prima. No, non hai mai visto caldeo? No. Caterbug Penny. Skeletor Sandile Aurucia. Niente. Vai amore, questo è l'ultimo. Astri lucenti? Astri lucenti, vai. Cintura a scelta. Staravia. No amore, c'ho bassa energia. Trapinch. Piplup. Shroomish. Urlan. Drag School che fa. Drag School. E un puzzolente Executor. E niente. War Madame. Un piffero. Queste le possiamo togliere. Perché? Perché quelle non valgono niente. Anche queste tecnicamente poco. Questa vale tipo 3 euro. Vabbè, ma queste non genere. È detto, scusa. Vediamo queste quanto valgono. Vediamo anche, non tanto l'idran lucente, ma il Green Ninja. Vorrei vedere quanto vale. E poi vediamo Gloria. Ok. Green Ninja lucente. E siamo sulle 6 euro. Ok. Edran lucente. Edran siamo sempre intorno ai 3, 4, 5 euro. Ok. Grevard. Siamo sulle 5 euro più o meno. Uh-huh. Molto bella. Sì. Bombardier 4 euro una più morfia. O meno. Niente di che. Poi, vediamo poi Aceria. Aceria, che pure questa qua mi pare che sta pochissimo. Sì. Siamo sulle 3,40 euro. Sì. E Gloria. Vediamo solo Gloria. Gloria. Cappero. 6 euro, 7 euro. Speravo tipo di leggere 2 o 3 cifre. Sì, capito. Però vabbè. Speravo meglio in queste sfere sì. Poké. Sono un po' delusa. Un po' delusetta, anche perché sai quando spacchetti astri lucenti, sta roba così. Ed ecco il motivo per cui probabilmente le fanno bene. Delle altre. No. Probabilmente fanno bene quelli che le prendono e le lasciano chiuse perché guadagni. Cioè, se poco da fa. Prendi o metti là e sta sfera che magari adesso la paghi 20 euro tra un annetto riesci a venderla a 30-40, dipende. Aprite per la gioia. Non è vero, perché se tutti facessero così non ci sarebbero più i set base, i jungle. Se invece c'è sta qualcuno che prende e li mette da parte. Altra cosa è che il pull rate è veramente bassissimo. Porca bassissimo, miseria, oh. Basso. Bene, ragazzuoli. No, non bene. Non bene, vabbè. Bene, beh, dai, cappero. Comunque sì, abbiamo sbustato tanta bella robetta comunque, dai, anche soltanto per le full art metterle nella sì, collezione. Sì, dai, le full art sono carine, belle. devo dire per fortuna quello. Grazie mille a tutti, mi raccomando, primo link in descrizione, Fantasia Store, codice sconto SPAVALD5 se volete acquistare e sbustare come noi. No, questo è impossibile. Nessuno può sbustare come noi, non ci sono io. Magari sbustano meglio. Chiaro. Questo non credo. Grazie mille a tutti, lasciate mi piace, importantissimo, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video di sbustata e ciao! Ciao!